Buonasera, vediamo se tutto a posto. Il collegamento funziona, vediamo se qualcuno si aggiunge. Se si sente e se si vede bene, soprattutto se si sente, che è importante, per favore. Scrivete un commento, confermate in modo che siamo sicuri che sul lato tecnico tutto ha funzionato bene. Aspettiamo ancora qualche minuto che pian piano arrivino le notifiche e quindi le persone si colleghino. Non vedo ancora commenti, ma so che ci mette un po' di tempo, quindi ormai questa è un'abitudine al. Questa suspense che si crea nel momento in cui si stabilisce la connessione, poi Mariella, grazie, bello risentire anche te. Ciao Sara, buonasera. Benissimo, quindi la linea funziona, mi sentite? Bello essere qui con voi in questa diretta che facciamo ogni 2 giovedì alle 19. Ed è proprio il bello della diretta, perché anche questa volta, tanto per cambiare, non ho assolutamente idea di quello di cui parlerò, perché sono rientrato da pochissimo. Se qualcuno di voi, buonasera Cecilia, se qualcuno di voi ha visto la meditazione che ho fatto martedì sera, aveva visto che ero in un camper, e questo camper, partendo dai Dolomiti, adesso è arrivato a fare una piccola tappa a Milano, e sono qui a casa di mia madre. A Milano e poi stiamo facendo aggiustare due piccole cose sul camper che, pur essendo appena acquisito, ha già qualche cosina che non va, ma sono sicuri che tutto funzionerà e potremo poi ripartire per questo viaggio che vogliamo intraprendere, chiamato il viaggio del perdono, dal rancore alla gentilezza. E è un viaggio fisico, nel senso che viaggeremo per l'Italia, ma soprattutto è un viaggio interiore che io personalmente ho percorso e intrapreso, questo viaggio di riuscire a perdonare, di conciliare tutto quello che riguarda il mio passato e il mio vissuto, tutta una grande parola, nel senso che ho lavorato sicuramente molti aspetti e poi man mano se ne presento dei nuovi, e poi un viaggio in cui incontreremo tante persone in giro per l'Italia e diffonderemo i valori del perdono, della consapevolezza, della meditazione e di quello che via via si presenterà. E forse la fiducia è il tema più importante per me in questo momento, anche in questa diretta, perché è una diretta che faccio proprio sulla fiducia, che ci sarà l'ispirazione giusta di cose di cui parlare e l'interazione giusta con voi che state ascoltando in questo momento, perché per me è sempre una grande opportunità quella di interagire anche in questo modo virtuale e poi spero in maniera anche diretta, perché l'obiettivo appunto è quello di pubblicare delle tappe di questo viaggio. Man mano che ci organizziamo e riusciremo ad avere anche una pagina Facebook in cui diremo dove siamo, dove andremo e metteremo a disposizione dei contenuti. E quindi se qualcuno si trova lungo il nostro percorso, volentieri ci fermeremo ad incontrare persone, anime, chiunque abbia voglia di ascoltare un messaggio e soprattutto di ascoltarsi, perché quello del perdono, anche se ovviamente viene trasmesso, ciao Mirella, anche se ovviamente viene trasmesso in una maniera che è sicuramente stata diffusa in maniera molto ampia da Dan Numera, che ha scritto dei libri e sicuramente sta portando avanti in maniera molto importante questo valore anche con la giornata internazionale del perdono che poche settimane fa ha visto delle anteprime, dei bellissimi incontri, dei bellissimi dialoghi online. Io ho avuto la fortuna di poter frequentare con lui un corso in cui si spiegava il perdono e adesso voglio riuscire a trasmettere quello che io ho vissuto, il mio personale vissuto, di questa forza guaritrice meravigliosa che può veramente trasformare le vite.
quindi portare dal rancore, da quel risentimento, da quella sensazione di sfiducia, di separazione, di dolore nella vita, a qualcosa che invece riguarda proprio una profonda guarigione interiore, una profonda riconciliazione innanzitutto con se stessi. Perché la prima separazione che avviene è quella da se stessi. Ci si dimentica di chi si è, ci si abitua ad essere quell'identità che in qualche modo il sistema ci appiccica addosso con l'educazione, con una professione, con un ruolo madre, padre, piuttosto che membro di fratello, sorella, figlio, sono tutti ruoli che ognuno di noi vive ed è giusto che vengano vissuti, ma quello che io ho scoperto è che a volte vengono vissuti in maniera estrema, vengono vissuti come assoluti, cioè io sono quella cosa lì, io ad esempio ho studiato ingegneria, io sono un ingegnere, a parte che non mi sono mai sentito tale perché non ho mai veramente professato come fatto la professione di ingegnere tecnico, ho fatto altre cose. Però quando mi chiamano ingegnere qui in Italia, perché all'estero non succede, qui in Italia ogni tanto mi sento stranito da questo essere chiamato ingegnere o quando non lo sanno ti chiamano dottore, no? Giusto per darti un appellativo. Ecco, io fortunatamente ho vissuto tanti anni in Inghilterra dove questa formalità non esiste e quindi è più facile perché vieni chiamato col primo nome, vieni chiamato Roberto nel mio caso. Sbiascicato ovviamente con l'accento inglese che era impronunciabile, ma comunque ha fatto sì che magari lasciasse andare anche quella parte di me. Per me, infatti, andare a vivere all'estero per quasi 30 anni è stato anche un modo di lasciare le mie origini. Non l'ho fatto con un'intenzione, ma adesso, se guardo indietro nella mia vita, so che quel passaggio attraverso una nazione diversa, una lingua diversa, un sistema di credenze diverso, un sistema di vita completamente diverso dal mio, sicuramente ha contribuito a far sì che io potessi esplorare tanti aspetti e vedermi sempre più diverso e variegato. Ecco, quindi vedo che questa disidentificazione è sicuramente per me stato un passaggio molto molto importante. Passaggio che spesso passa attraverso dei momenti di grande crisi, in cui ci si sente letteralmente persi, totalmente sperduti in una foresta impenetrabile, in cui la luce non entra, in cui sembra di essere avvolti dalle spine, da rumori minacciosi, da ombre. E questa foresta, diciamo, immaginaria, è qualcosa che troviamo anche in vari racconti. La troviamo sicuramente nel racconto per eccellenza, che è la Divina Commedia. Questa magnifica epopea, questo racconto così profondo che Dante ha saputo illustrare con tutti questi passaggi, e parte proprio nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura. E sicuramente quella selva oscura è simbolica, Dante sicuramente era un iniziato, una persona che aveva delle conoscenze che andavano ben oltre quelle, diciamo, classiche umane della mente umana limitata, aveva questa capacità di connettersi a delle facoltà sicuramente superiori ed è riuscito a trasmettere in maniera così pregna di significato quello che è stato il suo viaggio iniziatico. Quindi lo troviamo sicuramente questo perdersi nel mezzo della selva, lo troviamo in Dante, ma lo troviamo anche in tante fiabe per bambini, lo troviamo in Pollicino, in Cappuccetto Rosso. C'è sempre un personaggio, Pinocchio, c'è sempre un personaggio che si perde. E attraverso questo suo perdersi, fondamentalmente si ritrova. E se guardiamo anche alcuni testi sacri che noi italiani conosciamo molto bene, ad esempio il Vangelo, che al di là di quelle che sono le credenze religiose oppure no, però sicuramente fa parte di un certo tipo di educazione e cultura, e quindi viene in qualche modo appreso anche da bambini. Ecco, ci sono dei momenti in cui proprio si dice, no, lasciare la propria famiglia, lasciare la propria strada e seguiti, segui, lascia tutto e segui. E questo perdersi fa parte di lasciare tutto, perché non c'è più possibilità di riagganciarsi a qualcosa di conosciuto, a qualcosa di noto, e si passa attraverso questa crisi che poi fa ripartire. Ecco, nel frattempo a me piacerebbe moltissimo poter interagire, quindi se avete domande,
Buonasera, intanto scorro. Buonasera Stella, buonasera Maria, buonasera Graziella. Ecco, se avete domande che siano attinenti a quello di cui sto parlando o anche no, per me le domande sono proprio un portale sullo sconosciuto, in modo che non sia qualcosa di preorganizzato, di un discorso no, già formato, già completamente scandito in quelli che sono tutti i passaggi, ma la domanda ti apre e ti porta in un nuovo mondo. Per me è inaspettato e spero per chiunque segua che fa questa domanda possa anche essere un modo per interagire con questo spazio che qui su Ponte di Luce abbiamo creato. Quindi benvenute saranno le domande, ma nel frattempo mentre l'aspetto e spero di non perdermela perché qui purtroppo sul mio computer non scorre automaticamente, quindi devo stare ad osservare se arrivano. Ma mentre aspetto, io così continuo con un filo che nel frattempo mi sta arrivando. Quindi parlavamo di questo perdersi e di questa sensazione che in questo periodo è così forte. Io sono stato fuori dalla Lombardia per tanto tempo, ho vissuto la quarantena sulle Dolomiti e rientrando e vedendo quanto più seria sia la situazione in Lombardia. Il fatto che se non metti la mascherina, veramente le persone ti guardano male, come se fosse un pericolo. Ho incontrato una persona che non aveva la mascherina, addirittura si è tirata su la maglia per incrociarmi, quindi c'è sicuramente questa paura collettiva che è stata diffusa. E questa paura ha sicuramente incrinato tante certezze materiali, ci sono persone che stanno avendo delle serissime difficoltà dal punto di vista proprio materiale, hanno perso il lavoro oppure non sono in grado di avere degli introiti paragonabili a quelli che avevano prima, tutte le professioni che richiedono in qualche modo un contatto, un'interazione, soprattutto se sono liberi professionisti, sicuramente stanno vivendo dei momenti molto, molto difficili. E poi questa sensazione di sentirsi persi, non solamente per le certezze appunto materiali o comunque legate all'andamento della giornata quotidiana, ma anche al fatto che sono proprio cambiati i ritmi. Molte persone stanno sperimentando nuove modalità di lavoro, il smart working, il telelavoro, stanno appunto passando molto più tempo confinati dentro delle mura. Stanno avendo delle relazioni molto più intense con delle persone che magari familiari oppure amici vicini con cui è molto, molto diverso. Ecco, tutto questo sta portando a uno smantellamento, una frantumazione di alcune certezze, di alcuni stereotipi, di alcuni schemi di vita che adesso semplicemente non sono più possibili. Poi ci sono tante opinioni, c'è chi dice che tra qualche mese tutto tornerà come prima. C'è chi dice che non abbiamo visto neanche la punta dell'iceberg, che il peggio deve ancora venire. Io veramente non ho nessuna opinione in merito. Io quello che so è che tutte le specie, e sicuramente l'essere umano tra tutte le specie è quella che ha mostrato questo tratto in maniera più importante, tutte le specie sono estremamente adattabili. L'adattamento fa parte dell'evoluzione. Al di là di quello che si possa credere esattamente nelle teorie darwiniane, che sono state anche in molti casi misinterpretate, la legge del più forte non è esattamente il messaggio che Darwin voleva trasmettere, però comunque c'è un'evoluzione che passa attraverso la selezione della specie. Ecco, ci sono tante specie che si stanno creando in questo periodo, ci sono le specie che tra gli esseri umani, varie correnti di pensiero, ognuna di queste forma in qualche modo una specie che non è magari una specie biologica dal punto di vista della biologia cellulare, ma sicuramente lo è dal punto di vista se pensiamo ad esempio dell'epigenetica, dove si dice che al di là di quello che è il codice genetico, è l'ambiente che crea anche l'evoluzione, è il pensiero, sono le credenze, sono tutto quello in cui noi mettiamo, e direzioniamo la nostra energia. Ecco, quelle formano parte della nostra realtà. E quindi questa realtà man mano si sviluppa e si modifica. Avete sicuramente sentito parlare anche della legge dell'attrazione, la legge che dice che se io penso intensamente a qualcosa e entro in una certa vibrazione,
si manifesteranno intorno a me dei fenomeni che sono in vibrazione, in risonanza con quella frequenza. Quindi, ad esempio, se io vibro di grandi frequenze di paura e sono terrorizzato, ad esempio, dal virus, dal contagio, mi espongo molto di più a quelli che sono i rischi del contagio, soprattutto al di là che il contagio sia qualcosa che avvenga quotidianamente perché questi virus sono in giro nell'aria, oppure io posso mettermi in una bolla in casa mia e completamente riuscire ad evitarli. Io però so che due persone esposte esattamente alla stessa carica batterica o virale possono contrarre o meno il virus o il batterio. E questo è proprio provato dalla scienza, dalla medicina, che sono le condizioni di predisposizione che ognuno di noi ha, che fanno interagire con lo stesso agente patogeno esterno e fanno reagire in maniera diversa. Sarà a tutti capitato che un membro della famiglia, una persona all'ufficio, insomma una persona vicina a noi abbia il raffreddore e a macchia di leopardo molte persone prendono questo raffreddore, vengono contagiate e invece noi rimaniamo completamente sani o viceversa. Io sono la persona che viene contagiato da una persona che conosco e altre persone invece sono sane. Perché succede questo? Perché c'è un fenomeno di predisposizione che in qualche modo il nostro pensiero e le nostre credenze vanno ad influenzare. C'è un libro bellissimo che è stato scritto, probabilmente molti di voi lo conosceranno, Bruce Lipton. Il libro si chiama La biologia delle credenze. Per me è stato un testo molto importante perché quando avevo vissuto un lutto legato ad un tumore e quindi avevo vissuto questo lutto, questa persona ancora giovane che ha lasciato il corpo, sembrava quasi condannata, no, da questa malattia e sembrava così ingiusto. E leggendo la biologia delle credenze sono riuscito a comprendere degli aspetti che andavano ben oltre quella che è la mera e semplice biologia cellulare. E quindi c'erano delle informazioni appunto sull'epigenetica, che in questo libro sono spiegate in maniera molto, molto ben formulata, e che hanno appagato questa mia sensazione di ok, com'è possibile che ciò avvenga? Com'è possibile che una malattia possa stroncare una persona in maniera così ingiusta? Probabilmente per il percorso evolutivo di quella persona era in effetti la cosa giusta. Purtroppo c'è un senso di giustizia che a volte noi umani non riusciamo assolutamente a comprendere, ben al di là delle nostre facoltà di percezione. E il sistema di credenze è qualcosa che ho scoperto essere molto molto potente per quanto riguarda il processo anche di vita quotidiana. Io ho anche appreso, in questo libro viene anche fatto un brevissimo accenno a una metodologia che si chiama Psyche, che è una metodologia sviluppata negli Stati Uniti e che fondamentalmente usa il principio del bilanciamento emisferico dei cervelli per l'integrazione emisferica per riuscire a in qualche modo riprogrammare queste credenze e trasformare qualcosa che precedentemente venne vissuto in maniera passiva, veramente riprogrammarlo, prendere questo codice che è talmente insito nel nostro sistema che manco ce ne accorgiamo. Ci sono delle paure proprio pregresse che sono praticamente impossibili da riprogrammare se non attraverso dei sistemi che non sono mentali e razionali. Io posso pensare quanto voglio di cambiare una mia credenza, un mio sistema di valori, ma è solo entrando in uno spazio molto più profondo, come ad esempio questa tecnologia che usa anche il test kinesiologico e altre modalità, ma ce ne sono tantissime. Non è tanto importante quale strumento si usi. L'importante è riuscire a contattare quello spazio in cui questo codice è presente, osservarlo e in qualche modo trovare una metodologia che faccia da ponte, qui siamo su ponte di luce, quindi la tecnologia può anche essere semplicissima, un principio luminoso, un principio angelico, un principio di guarigione che da qualche parte arriva e io non so definirlo in maniera precisa, però so che ci sono anche delle entità, delle presenze di supporto a questo tipo di trasformazioni, che fondamentalmente hanno un punto in comune. Io ne ho viste tante, ne ho sentite parlare di tantissime di discipline. Il punto in comune di tutte queste è l'intento, l'intenzione.
l'essere completamente convinti al di là di qualsiasi dubbio che qualcosa possa accadere. E riuscendo a inserire questo seme nella nostra vita, questo seme appunto di fiducia, che è in qualche modo un equilibrio perfetto tra un desiderio, quindi un intento, che è proprio un principio volitivo, un principio maschile, un principio elettrico, che io dico voglio questa cosa e quindi metto questo intento, questa intenzione, questa volontà, questo desiderio, e quindi la parte, diciamo, maschile, che si sposa in maniera perfettamente bilanciata con il principio di accoglienza, con il principio femminile, il principio magnetico, il principio di attrazione, il principio di dire quello che sta avvenendo è per il mio bene supremo. Che però se io ho uno solo di questi principi, sono squilibrato. Se sono troppo nell'intento e nel desiderio, rischio di diventare ossessionato con qualcosa e di non sfruttare quello che la vita mi insegna di giorno in giorno. E quindi divento un ipercontrollatore, quello che io ero prima, appunto una persona basata sul mondo degli affari, che decideva cos'era la sua vita, quanto voleva guadagnare, che tipo di lavoro voleva fare, che macchina voleva avere, tutte le cose preprogrammate e controllate con un dispendio di energia enorme. Io facevo una fatica pazzesca solamente arrivare alla fine della giornata. E la fine della giornata era tardissimo, non vivevo in sintonia con la vita, con la natura, con i cicli della natura, perché ero sempre lì nel mio intento. E infatti mi sono venuti i capelli grigi molto giovane e ho disperso una quantità di energia immensa. Viceversa, se io vado solo nel principio magnetico, nel principio femminile e mi affido alla vita, ecco, posso essere uno di questi, che ne so, figli dei fiori, chiamiamoli così per non usare altri termini, di queste persone che sì, sono magari anche molto in pace, sono anche molto, e se, appunto senza voler andare nel giudizio, perché ognuno può fare la scelta che vuole, quindi non sto assolutamente giudicando, però in alcuni casi queste persone non sono radicate, hanno molto spesso dei problemi con il denaro, vivono una vita di stenti, vivono una vita in cui devono sempre farsi supportare da qualcuno. Ecco, questi due estremi sono polarizzazioni, sono estremizzazioni dei principi elettrico maschile e magnetico femminile. E quando riusciamo a trovare questo connubio, per me sostenuto dalla forza immensa dell'amore, che non ha polarità, l'amore se è veramente un amore totale, pervasivo, non è né femminile né maschile, è un principio di unione, l'amore è al di là delle polarità. L'amore è il principio che unisce tutto, è l'unione. Ecco, con questo, diciamo, con questa energia meravigliosa dell'amore, con la A maiuscola ovviamente, non quello di coppia, quello romantico, anche quello, ma non è di certo quello a cui mi riferisco, ma è un amore molto più grande, un amore verso l'infinito, verso il tutto, verso la natura. Ecco, in questo caso riesco a unire questi due principi e trovare quella che è la direzione giusta per me. Sara dice che ha problemi ascolteranno di ferita, benissimo. Io sono sempre in attesa di domande, quindi quando volete fatemi le domande che io rispondo con molto piacere. Se no, io continuo su quello che sta arrivando, che appunto è basata sulla fiducia. E quindi per me, avendo vissuto tanti tanti anni nel principio maschile, nel principio di determinazione, di intenzione, di controllo, di giudizio molto forte, riuscire adesso a lasciarmi un po' andare, a trovarmi a parlare con delle persone che non conosco, con un tema che non ho prestabilito, con l'unica cosa che so è che ho 60 minuti a disposizione, messi con grandissima gratitudine a disposizione da Gaetano, dal team di Ponte di Luce che mi ha dato questa possibilità. Ecco, io sono felicissimo di essere qui a condividermi, ma lo faccio appunto in totale fiducia, in totale percezione che quello che sto in qualche modo raccontando con la mia esperienza personale di vita, possa in qualche modo risuonare alle persone che mi stanno ascoltando e magari dare quel piccolo spunto che consenta una riflessione, un entrare in contatto con qualcosa che tutti noi dentro abbiamo. Noi abbiamo delle risorse interiori veramente incredibili, abbiamo un potere di autoguarigione veramente pazzesco. Il problema è che non lo sappiamo, ce lo siamo dimenticati e non ci crediamo, appunto, non abbiamo sufficiente convinzione nel nostro potere di guarigione, quindi ci affidiamo a qualcuno di esterno a noi, che
che sia un medico e quindi che sia un problema fisico, io mi butto nella medicina allopatica per cercare di guarire questo problema fisico, che sia magari un problema psicologico e magari mi prendo dei psicofarmaci che in qualche modo alterano il mio equilibrio chimico, piuttosto che un supporto psicologico anche di diciamo terapeuti olistici, di terapie integrate o alternative. Non è importante, io non sto per niente dicendo che questo non sia utile o a volte indispensabile. Sto dicendo però che non è l'unica strada. Io personalmente ho sicuramente seguito i consigli, la guida di altre persone, sia nella medicina, ho avuto un problema all'orecchio, per cui mi sono fatto operare 9 volte fino a riuscire a risolverlo, quindi sicuramente anch'io ho fatto i miei trascorsi di medicina allopatica, di medicina integrata, di supporto di vari tipi di terapeuti e di persone con cui, di counselor con cui fare dei percorsi di guarigione, però sento che adesso la grande trasformazione sta avvenendo attraverso un ascolto interiore, un ascolto di me stesso, di quello che pian piano si sta manifestando, un po' perché lo, tra virgolette, gestisco io, ma soprattutto perché sto cominciando ad avere intuizioni, a leggere quello che la vita mi dice, attraverso segni, attraverso simboli che possono essere i numeri, che possono essere delle immagini, che possono essere delle coincidenze, le famose sincronicità. Com'è che tu pensi a una persona e il giorno dopo quella persona ti chiama? Perché c'è qualcosa che dovevate dirvi. E magari quella qualcosa lo capisci 2 anni dopo. Però c'è. C'è sempre un piccolo filo che fa sì che anche eventi magari insignificanti o addirittura traumatici possano in qualche modo essere letti con un'ottica completamente diversa. Guarigione spirituale, fisico, faccio fatica a pensarlo. Lidia, sì, ti capisco, e capisco come se non c'è fiducia nella possibilità di guarirsi fisicamente, questo diventa impossibile, e per molti aspetti lo è, manifestamente, perché io ho un'intenzione di guarirmi, ma non riesco a guarirmi, e quindi devo per forza ricorrere a quant'altro, qualcos'altro, alla medicina tradizionale, però ti assicuro che ci sono delle possibilità di autoguarigione molto importanti e questo libro, La biologia delle credenze, ne spiega proprio i meccanismi cellulari, ciò che fa sì che i 70 milioni di miliardi, adesso non mi ricordo più, un numero enorme di 70.000 miliardi di cellule, mi sembra che siamo, noi siamo una colonia di esseri viventi, c'è qualcosa che fa sì che questi miliardi di esseri viventi in qualche modo vanno nella stessa direzione e non è solo la medicina tradizionale. Ci sono delle forme energetiche che noi manifestiamo e ci sono tantissime teorie c'è la medicina germanica, insomma, non sto qui a citarle perché tra l'altro non sono assolutamente un esperto e quindi non posso parlarne con conoscenza di causa, ho spizzichi e bocconi di nozioni che in qualche modo ho visto. Però io personalmente non sto prendendo medicine da tantissimo tempo e ovviamente faccio gli scongiuri che ciò possa in qualche modo continuare ad essere la mia forma, ma sento che l'alimentazione, il movimento, l'esercizio fisico, la meditazione possono creare degli stili di vita sani che possono sicuramente prevenire malattie e in molti casi anche curarle, guarirle. Ci sono tantissimi spunti a disposizione, libri, testi, conferenze. Io semplicemente qui accenno, non perché possa dare la soluzione, ma perché possa indicare un punto, una lucina di speranza, un piccolo aggancio che ognuno di voi poi troverà la sua strada. Io quando stavo cercando la luce, quando stavo cercando ispirazione, mi succedeva molto spesso di notte di alzarmi e di prendere il telefonino e di aprire una pagina a caso su Facebook o su internet, cominciare a seguire dei link e pian piano, senza nessuna intenzione se non quella di trovare un messaggio o qualcosa per me, arrivavo a scoprire delle cose bellissime. E so che ognuno di voi, con questi piccoli magari spunti, con questi piccoli semi che io e tantissime altre persone, anche qui su Ponte di Luce, ci sono delle dirette meravigliose, persone che danno degli spunti.
E poi ognuno trova la sua strada, perché la propria strada personale è quella che si manifesta nel momento in cui io sto cercando. Ma devo mettermi in quella posizione di umiltà, in cui dico, ok, io sto cercando di trovarmi, sto cercando un aiuto da una parte di me che in questo momento non vedo, da delle entità che in questo momento non riesco magari a contattare, ma che ci sono. E un desiderio profondo di mettersi all'ascolto fa sviluppare questo tipo di capacità. Quindi, Lidia, ovviamente non mi permetto assolutamente di volerti contraddire o di volerti convincere che la guarigione fisica è possibile. Sperimenta, come ho fatto io, la migliore forma è quella di sperimentare e ovviamente quando poi c'è bisogno di ricorrere a delle misure più estreme, di interventi chirurgici che io stesso ho fatto, poi sì, uno si affida a quello che in quel momento sente più vicino. Quindi io non sono assolutamente in favore delle terapie alternative che eliminano completamente la medicina tradizionale. Io sono molto molto a favore delle terapie integrate, delle terapie che partono da dei principi fisici, ma che vanno a integrare principi mentali, emotivi, spirituali in un quadro completo. Appunto, molti parlano di olismo o comunque di medicina integrata, che possa portare tutti gli aspetti. Il corpo fisico è uno, ma ci sono tanti corpi sottili che possono essere in qualche modo equilibrati, riequilibrati verso un processo di guarigione. Buonasera Caterina. Grazie Lella del tuo commento. Ecco, io non vedo ancora domande, ma non è importante. Continuo a raccontarmi. Guarigione è una parola importante che però parte da un principio di, chiamiamola malattia o comunque disagio. A me piace di più un'altra parola, che è cura, perché cura ha l'accezione di guarigione, quindi ha quell'aspetto nella parola. Però anche un'altra accezione, che è quella di prendersi cura. Infatti, in altre lingue queste due parole sono scisse. In inglese, esempio, è care e cure. In spagnolo è sanación e cuidado. Quindi ci sono delle parole diverse che esprimono questi due concetti. In italiano confluiscono in una parola che è cura. E secondo me l'aspetto da sviluppare in questo periodo, chiamano post-Covid o pre la prossima forma di Covid, che molti stanno già, sentivo oggi, io non ascolto mai la radio, la televisione, ma oggi ho sentito una televisione, una radio forse che stava, diciamo, raccontando che ad ottobre è previsto che ci sia un ritorno del Covid, che adesso il Covid si è diffuso in India, ci sono migliaia di casi. Quindi non è caduta la teoria che i paesi caldi non erano, diciamo, a rischio. Quindi tutta una serie di cose che ci diranno che okay, magari ci sarà una nuova ondata. Ecco, cominciamo a pensare alla cura, al prendersi cura, alla prevenzione, a cosa possiamo fare per rendere il nostro corpo, i nostri corpi, perché ripeto, ce ne sono varie teorie, ma nel sistema che io acquisito e che ritengo molto vario, ci sono sette corpi. Quindi c'è il corpo fisico, quello che vediamo, poi c'è il corpo vitale, che è il corpo energetico, che rappresenta la linfa vitale che anima il corpo fisico, il corpo emozionale, dove risiedono le emozioni, il corpo mentale, dove risiedono i pensieri, poi c'è il corpo causale che molti associano con il karma, il corpo spirituale, il corpo coscienziale, dove ovviamente siamo nei corpi più sottili che sono relativi all'anima e poi la coscienza vitale del tutto. Ecco, questi sette corpi, molto spesso anche chiamati corpo eterico, corpo astrale, chi legge l'aura e quindi li può anche vedere questi corpi, perché sono dei corpi, quindi non è che sono semplicemente delle idee, no, si muovono con noi e hanno delle dimensioni, hanno dei colori, quindi secondo le terapie essene, tutto ciò che riguarda i principi esseni, ci sono sicuramente delle possibilità di andare a interagire con questi corpi.
prendersi cura di questi corpi è sicuramente qualcosa che sta a tutti noi fare, ed entrare in quell'equilibrio che passa attraverso tante discipline. Lidia dice: ne sento parlare in modo positivo di metodi naturali energetici. Sì, anche qui appunto ci sono. C'è di tutto, cioè ci sono dei metodi, ad esempio so che in Sardegna ci sono queste donne che portano avanti queste tradizioni di guarigione di famiglia in famiglia, di generazione in generazione, sono cose semplicissime basate su delle erbe, basate su dei principi, i famosi rimedi della nonna, no? Anche in Italia ci sono ancora persone che praticano questo tipo di cura e di guarigione. Però per me, al di là di quelle che sono le tecnologie, ci sono delle possibilità di prendersi cura e di farlo attraverso degli strumenti, ripeto, accessibili a tutto: mangiare bene, fare dell'esercizio fisico, fa una dieta che non sia solamente cosa metto in bocca, ma cosa metto in testa, cosa metto nel mio corpo come emozioni, di cosa mi nutro, di che tipo di pensieri mi nutro, che tipo di notizie ascolto, se ascolto 12 telegiornali al giorno, 27 radio giornali ogni mezz'ora che ci sono bombardati, si sente la radio. Ok, io mi sto nutrendo di cronaca e purtroppo la cronaca difficilmente rosa, tipicamente è nera, tipicamente mi parla di tutte le nefandezze, di tutte le pesantezze, di tutti gli omicidi. E se io mi nutro costantemente di quella cosa lì, ovvio che comincio a sviluppare dei pensieri di complotti che in questo periodo sono dilagati, e di conseguenza rischio di esulare in dei pensieri collettivi distorti e disarmonici. E quindi anche saper equilibrare quello di cui mi nutro anche a livello di pensieri. Vedo un commento di Cecilia molto lungo che dice: per la cura dell'anima e del cuore addolorati e sofferenti della perdita della persona della tua vita con la quale avevi fatto tanti progetti di vita insieme, come si fa? Io mi sento distrutta interiormente, un dolore immenso e profondo dell'anima. E non ho voglia di fare nulla, anche se mi sforzo. Cecilia, ho fatto una diretta, un'intervista con Gaetano qualche settimana fa, in cui raccontavo la mia storia, che è proprio quella di un lutto. Io avevo incontrato una persona che all'improvviso mi ha dato molta luce, molta speranza, uno stile di vita completamente nuovo. Ci siamo innamorati, dopo un paio d'anni ci siamo sposati, dopo 3 mesi dal matrimonio lei ha lasciato il corpo. Quindi non racconto ulteriormente tutta questa storia perché appunto in una differita si può vedere e non voglio neanche tediare magari chi l'ha già sentita. Però ti capisco molto profondamente e non c'è una ricetta come si fa. L'unica cosa che posso dire è ascolta il tuo cuore. È veramente qualcosa di non spiegabile, perché è solamente attraverso una riapertura nella fiducia, quindi guarda caso, stiamo tornando a questa parola dalla quale ho cominciato. Fede e fiducia sono due concetti per me molto, molto vicini, solo che se uno parla di fede subito va in un contesto religioso, che ci sta, la fede in una forma di divinità, in un fede cattolica, fede musulmana, qualsiasi forma di fede per me è validissima, ma per me la vera fede e la vera fiducia è quella verso la vita, verso l'esistenza che è in me. Io sono vita e quindi in un certo senso è una fiducia in me stesso, nel principio vitale che ho in me, in quella scintilla divina di un Dio senza forma, senza religione, di un principio che può chiamarlo esistenza, universo, cosmo, dategli il nome che volete, non è importante quale nome perché è inesprimibile, è inconcepibile questo principio di vita che però è in me, io ne sono una parte essenziale e al tempo stesso una parte infinitesimamente piccola. Sono tutte e due e quando si va in quello spazio di coscienza unitaria si perdono i confini dello spazio e del tempo perché in quelle dimensioni che si possono contattare, ad esempio, attraverso una meditazione profonda, in quelle dimensioni non hanno più senso queste parole. Ecco, secondo me è riuscire
a entrare in contatto con questa vita che è in noi e riuscire a risvegliare quell'impulso, quella linfa vitale che passa anche attraverso quel dolore. Io ho passato giorni in cui manco mi cambiavo, manco mi lavavo, cioè ero in pigiama, stavo tutto il giorno in pigiama, chiuso in casa, ho passato 6 mesi chiuso in casa, uscivo molto raramente. Alcune persone pensavano che fossi impazzito, la mia famiglia si era molto preoccupata perché tra l'altro ho scelto di chiudermi in casa, nella casa della donna che avevo sposato, quindi in Puglia, molto lontano da parenti e amici qui al nord. Io ho vissuto in Inghilterra per tanto tempo, quindi a Londra, ecco, c'erano amici, familiari che dicevano: cosa sta succedendo Roberto? Perché sta facendo questo? E al momento io non lo sapevo, però ho seguito questa luce, questa voce che pian piano ha cominciato a brillare in quelle notti in cui magari non dormivo e sentivo che niente aveva senso. Ecco, trovavo delle letture, ho letto tanti testi sacri di qualsiasi religione. Ho esplorato il buddismo, la Kabbalah, un pochettino l'Islam, il sufismo, poeti, Rumi. Di risorse ce ne sono infinite e tra l'altro anche molto antiche. Io le letture migliori sono letture millenarie, la Bhagavad Gita, letture che sono a disposizione di generazioni, generazioni e generazioni e magari non comprese, non capite. Ecco, tanti piccoli spunti di questo tipo mi hanno riacceso la voglia di vivere e quindi spero che in questo modo abbia un pochettino risposto alla tua domanda. Ciao Elisa, che bello vederti anche qui. Sì, sicuramente Emma, leggo il tuo commento. Il dolore è stato forte e Cecilia, sì, hai paura di perdere la testa. Guarda, c'è stato un momento in cui appunto seguivo la Kabbalah, ero a Londra, e a Londra c'è il Kabbalah Center, che è un centro di accoglienza molto bello, in cui ti fanno dei piccoli corsi di 10 settimane. Una volta alla settimana vai a ascoltare e ti danno dietro un maestro, un insegnante che, oltre a spiegarti in una classe, poi fa anche degli incontri individuali. E un giorno sono andato da lui dicendo: guarda, io penso che sto impazzendo perché non capisco più niente, sono completamente, non riesco più a lavorare, avevo a quel tempo un lavoro dipendente, quindi andavo in ufficio ma ero completamente incapace di fare quello che dovevo fare, non sentivo che nella relazione in cui ero c'era qualsiasi significato, mi sentivo lontano da tutto e da tutti, mi chiedevo perché ero a Londra quando non c'era più un significato, quindi e lui mi ha detto: Roberto, se tu sei completamente perso e se ti sembra di stare per impazzire, questo è il giorno più bello della tua vita e un giorno te ne ricorderai, ricorderai le mie parole e dirai: cavolo, aveva ragione. Ed è così. Devo dire che quel maestro che ho frequentato per qualche mese, poi i nostri percorsi si sono allontanati, ma mi ha detto una grande verità. Quindi quel sentire che stavo impazzendo era semplicemente un perdere i miei schemi, un perdere le mie certezze, le mie identificazioni, che non erano autentiche. E mi rendo conto che per tanti aspetti uno vive i sogni degli altri, vive i sogni dei propri genitori, dei propri familiari, e non c'è niente di male in questo. È bello poter, ad esempio, mio padre voleva essere un ingegnere e non ci è riuscito perché non aveva avuto la possibilità di studiare. Ha fatto una carriera incredibile da persona che non aveva appunto una laurea, è diventato dirigente industriale, quindi lui ha fatto una bellissima carriera, però guarda caso io e mio fratello siamo diventati ingegneri e mia sorella architetto studiando nello stesso Politecnico di Milano. E quindi in qualche modo noi abbiamo realizzato l'aspirazione di mio padre, di mia madre, ed è bellissimo poterlo fare, perché questo crea valore in un sistema familiare. Però poi a un certo punto c'è quel trovarsi spersi e ricercare la propria vera identità, la propria vera missione di vita, che a volte coincide con quella che abbiamo magari seguito, a volte, come è successo a me, mezzo secolo di vita a rincorrere qualcosa, il denaro, il potere, la carriera, che non era quello di cui avevo bisogno. E adesso ho lasciato il lavoro, ho lasciato tutto un sistema di valori e credenze che non condanno. Bellissimo che ci sono persone che continuano
a lavorare 18 ore al giorno, a viaggiare in giro per il mondo, a mettere a posto stabilimenti. Ci vogliono anche quel tipo di persone, ma per me, per questo percorso di vita, adesso sto cercando di realizzare altri progetti. Lena mi chiede come ti sei ripreso e quando hai conosciuto la tua nuova compagna. Come mi sono ripreso è difficile da descrivere perché è semplicemente accaduto. Ci sono voluti un po' di mesi, ma è stata una serie di incontri e, ripeto, proprio quello che per me è stato un nutrimento sono queste letture. Letture magari anche brevi e non solamente leggere un libro, ho letto molto su internet, o letture in senso lato, nel senso che io ho parlato molto con tante persone. Mi sono aperto alle connessioni e per assurdo Facebook è stato uno strumento di grande valore. Ho conosciuto tante persone e Facebook è molto bravo a metterti in contatto con persone che hanno interessi simili ai tuoi, ha degli algoritmi veramente geniali, sembra quasi leggerti nel pensiero e ti raccomanda le persone. Una volta che crei un certo giro di amicizie, io ho creato un nuovo profilo, il mio vecchio profilo non mi rispecchiava più, ho creato un nuovo profilo, ho cominciato a chiedere amicizie alle persone che mi ispiravano e pian piano si è formata una nuova rete. E dentro questa rete ho conosciuto persone con cui dialogavo, parlando al telefono, incontrando le persone, scrivendo messaggi in vari modi. Attraverso questi dialoghi spesso arrivano informazioni molto importanti per la tua anima. Perché queste anime che incontri sono anime conosciute. Quando cominci a lasciarti guidare e hai fiducia nella vita, incontri persone che ti danno quel nutrimento di cui hai bisogno. Io credo molto nella rete. Credo molto, molto nel mutuo sostentamento, credo molto nelle famiglie animiche, in percorsi di anime che in qualche modo si conoscono e si ritrovano. Sicuramente la tua famiglia biologica è importantissima perché sono tra le varie persone anime nella tua famiglia animica, sono quelle che tu scegli per venire ad incarnarti nella loro famiglia e vivere un percorso insieme, ma poi ci sono altre famiglie animiche con le quali si entra in contatto. E per me questo è stato fondamentale e la mia compagna l'ho incontrata in un percorso di questo tipo, un percorso coscienziale, e parliamo anche lo stesso linguaggio. Emma dice: i percorsi sono probabilmente separati perché avete l'un l'altro da tempo di proseguire per la propria strada. Sì, e questa è un'altra. Grazie Emma per questo tuo commento, perché c'è un'altra trappola che molte persone che stanno facendo un percorso spirituale a un certo punto rimangono invischiate in questa trappola, che è l'attaccamento. Io mi attacco ad un'idea, ad un pensiero, ad un gruppo di persone, ad un maestro. È così che nascono le sette. Le sette nascono perché c'è questa persona che con grande carisma, con una grande leadership, riesce a influenzare e ad attirare e a schiavizzare in qualche modo alcune persone. E poi ci sono sette e sette, ovviamente, no, anche qui non voglio giudicare, non voglio condannare perché ognuno fa il suo percorso di vita. Però, secondo me, un meccanismo fondamentale è quello della libertà. Se c'è attaccamento, non c'è libertà. Se c'è una setta in cui io sono obbligato a fare un certo tipo di scelte, non c'è libertà. Poi c'è una disciplina che è molto importante e la disciplina ha la stessa radice di discernere, quindi io discerno, io scelgo, io mi nutro di quello che desidero perché lo sento in sintonia con me, però sono libero di far questo. E tutto ciò che mi vincola libertà, tutto ciò che è un contratto, che è un impegno, che è un qualcosa di pressante, crea dei vincoli che a volte diventano soffocanti e distorti. Con questo non voglio dire ovviamente che non sia importante impegnarsi con qualcuno, con qualcosa, no, appunto la disciplina vuol dire trovare il proprio equilibrio e rendere questo impegno anche nel mondo, anche nella società, compatibile con quello che è il mio percorso di vita. Però arrivare anche a quel punto in cui si dice addio, ci separiamo. Questo può succedere appunto con un rapporto maestro-discepolo, piuttosto che con un rapporto di coppia, piuttosto che con un rapporto anche familiare. Io, ad esempio, per tanti anni ho vissuto molto lontano dalla mia famiglia, adesso sono qui a casa di mia madre, ad esempio. E quindi l'importante è riuscire a
riconciliare e riarmonizzare quello che è un percorso che solamente noi riusciamo a sviluppare e che più è inclusivo, più è in armonia anche con le persone con cui abbiamo condiviso dei momenti importanti della nostra vita, più c'è armonia, più questo diventa pieno di bellezza, pieno di gioia, pieno di felicità. Ecco, queste parole devono condire la nostra esperienza di vita. Se non c'è gioia, se non c'è felicità e c'è solo sofferenza, senso di dovere, senso di colpa, è una vita distorta, non è una vita armonica. Con questo non dico che non ci siano persone che stanno vivendo questo tipo di realtà, magari con delle difficoltà economiche, con delle situazioni familiari complesse, con delle malattie. Ho un enorme rispetto per le persone che fanno questo percorso di vita e riescono comunque a mantenere una centratura nella lucidità, perché vuol dire che riescono, al di là di quelle che sono le sfide che il mondo e la vita ci dà, ad avere questa fede, questa fiducia. E ci sono persone che hanno un carico enorme di pesantezza, di malattia, di situazioni veramente pesanti e riescono a mantenere la felicità. E ci sono magari figli di papà che hanno tutto quanto e poi finiscono per suicidarsi, come purtroppo tanti figli di papà succede, senza voler parlare male, ma faccio l'esempio del figlio di papà giusto per dire la persona nata in una famiglia agiata, con tutto quanto a sua disposizione, che a un certo punto dice la mia vita non ha senso, è vuota e si toglie la vita. Quindi non sono solo le condizioni esteriori che creano, è proprio questo allineamento, questo equilibrio. Emma dice, ci si trova con le medesime anime con cui abbiamo concordato di vederci. Esatto. Sì, io credo in questo sistema di reincarnazioni, in questo sistema in cui sì, in qualche modo scegliamo la famiglia, le situazioni, il tempo in cui incarnarci. Ci sono delle persone che parlano di questo in maniera molto, molto compiuta, molto articolata. C'è una persona che secondo me è stupenda, che è Chantal Dejean. Chantal spiega perché lei ha una capacità, un dono che tante persone non hanno, di proprio essere in contatto con questi esseri di luce e di andare consapevolmente in altre dimensioni e poi le racconta in maniera molto semplice. E ci sono tantissimi video su YouTube in cui lei si racconta. Ma questi sono esempi perché danno, io a volte menziono dei nomi, ma non perché siano dei punti di riferimento, ce ne siano alcuni meglio di altri. Io ho incontrato certe persone, le sento che raccontano delle esperienze importanti, come ho menzionato prima Bruce Lipton, ho menzionato Daniel Umeda, menziono Chantal. Sono dei punti di riferimento che per me hanno rappresentato dei passaggi mentali che mi hanno fatto comprendere delle cose, quindi li menziono, ma ognuno troverà i suoi punti di riferimento. Ma puoi continuare a chiacchierare e fare i commenti perché è anche bello poter interagire in questo modo. Non so se mi sono perso qualche altro commento, perdonatemi, ma non è facilissimo per me seguire, diciamo, i commenti e allo stesso tempo parlare. Daniela, dolcissima Chantal, sì, concordo con te. È veramente una donna di una dolcezza infinita, di una semplicità infinita e quasi disarmante. E quindi sì, se può essere d'aiuto a qualcuno avere qualche ispirazione, soprattutto sul mondo dell'aldilà, la domanda di prima, no? Mi sembra si chiamasse Cecilia, che ha perso questa persona. Ecco, Cecilia, veramente ti consiglio di dare un'occhiata ai video di Chantal, perché spiegano molto, spiegano anche, danno molto significato alla morte. Perché la morte altro non è che un passaggio di dimensione. Io ho di questo la certezza. Perché in qualche modo sono andato talmente vicino alla soglia, accompagnando Chiara, che era questa donna che avevo sposato, sono andato talmente vicino alla soglia che in qualche modo l'ho vista negli occhi la morte. E poi ho fatto un lavoro nei mesi successivi molto profondo di perdono, di riconciliazione, e ho scoperto che la vita e la morte sono veramente interconnesse, ben al di là di quello che qualsiasi parola, qualsiasi spiegazione può dare. Però Chantal, ad esempio, è molto brava a raccontare. Ci sono dei film bellissimi, Nosso Lar, è un film brasiliano che si trova anche su YouTube, tra l'altro, in cui viene proprio narrato cosa succede nel momento in cui tu lasci il corpo e vieni in qualche modo preso in carico da questi esseri di luce che ti guariscono e che ti risanano e ti ripreparano
a tornare a una successiva incarnazione. E tutto questo sono ovviamente schemi mentali, cioè noi abbiamo bisogno di un film, abbiamo bisogno di un'immagine per poterla concepire. Noi non riusciamo a concepire il paradosso, noi non riusciamo a concepire che vita e morte sono la stessa cosa, che sono due polarità opposte ma che coincidono. È o una o l'altra, è o bianco o nero, o è o pieno o vuoto. Ecco, questa dualità è l'unica che la nostra mente può accettare e comprendere, ma non è l'unica realtà. Ci sono delle dimensioni in cui queste polarità non sono più opposte e separate, ma sono unite. E nella meditazione noi possiamo contattare queste sensazioni e percezioni che sono diverse rispetto a quelle terrene. Vabbè, poi rispondo eventualmente riguardo a Chantal, rispondo poi nei messaggi perché sennò devo stare qui a fare lo spelling che è un pochettino complesso. Poi mando alcuni dettagli che non è esattamente scritta così, mi sembra c'è qualcosa. Comunque sì, su YouTube stanno già rispondendo, ci sono vari video. Ma ripeto, tantissime persone, ne ho menzionate alcune, ma se dovessi stare qui a menzionare tutte le persone che o direttamente ho incontrato o indirettamente ho letto mi hanno aiutato, dovrei fare una sfilza immensa e mi sembra anche ingiusto menzionare alcune e alcune no. E quindi chiedo scusa alle meravigliose persone, da quelle più famose e note, che ne so, Igor Sibaldi, che ringrazio moltissimo per alcuni spunti che lui mi ha dato, fino a persone che nessuno conosce, la vecchietta che incontri in Sicilia un giorno e ti dice quelle due parole che ti fanno capire delle cose. Ecco, i maestri sono dovunque. E come si dice, quando l'allievo è pronto, il maestro si palesa, automaticamente, spontaneamente. Quindi, tornando al discorso di prima, no? Intenzione e affidarsi alla vita. Se io metto l'intenzione di magari di incontrare un maestro, di avere un consiglio da qualche saggio, ma poi mi fido che arriverà nel modo che arriverà. Può essere uno spazzino, può essere un imbianchino, può essere un macellaio, può essere un dottore, può essere un psicologo, può essere un terapeuta. Chi lo sa, chi sarà? Fidarsi di riuscire a sentire quando incontra quella persona, spogliarsi dalle forme, dalla necessità di dargli un'identificazione, di dargli un valore, spogliarsi dal giudizio. Veramente a volte le lezioni di vita più importanti vengono dalle persone che più detestiamo, perché andiamo al di là del giudizio. Vedo se ci sono altri commenti. Tra l'altro manca un minuto, quindi direi che è arrivato il momento di chiudere. Come al solito spero di non aver fatto troppa confusione perché non avendo una lista, un filo logico da seguire, mi sono lasciato ispirare da quello che mi arrivava, da alcuni dei commenti. E quindi vi ringrazio per aver passato quest'ora in compagnia con me. E se ci sono delle domande specifiche potete anche farle nei commenti, io cercherò di rientrare poi con calma e di rispondere, di guardare. E quindi veramente grazie. È stato un piacere immenso essere in vostra presenza. Grazie e buona serata. E ci sono tanti altri contenuti bellissimi stasera e quindi buon proseguimento su questo canale di Ponte di Luce, meraviglioso spazio e sono veramente grato a Gaetano e a tutti i collaboratori che lo stanno creando e animando per i bellissimi contenuti presenti. Quindi buona serata. Grazie a tutti.